Dunque, ciò che ci rimane da fare è la parte di progettazione, tra cui punto 3 è la descrizione del caso d'uso relativa alla funzione di ritiro di prodotti dal negozio. E poi il relativo diagramma delle sequenze e il diagramma delle classi. Ritiro dei prodotti dal negozio significa, dicevamo prima dell'intervallo, di fatto implementare un flusso che descriva lo scenario principale dato da questi due requisiti, in cui arriva la persona nel negozio, fornisce un'informazione, il commesso del negozio usa il sistema per ricercare l'ordine sulla base dell'informazione fornita, consegna la merce e poi clicca conferma. Ok? Allora, andiamo a prendere solo un secondo il template del... Scusate, non l'avevo aperto prima, lo faccio subito. Sui casi d'uso. Che me l'ho tenuto qui. Eccolo qua. Visto che questo è puro testo da scrivere, me lo faccio qua, così è anche un pochino più leggibile per voi. Allora, lo use case abbiamo detto che è, si chiama ritiro delle merci in negozio, che il riferimento è ai requisiti R41 e R42. L'ambito è quello di, l'avevamo chiamato, l'ambito funzionale del sistema, distribuzione e pagamento merce all'utente finale. L'intenzione dell'attore principale, che è... Ecco, chi è l'attore principale di questo caso d'uso? Il commesso o l'utente? È in realtà il commesso, perché è il commesso che esegue tutte le operazioni, si collega al sistema, è lui che agisce. Poi l'utente ce l'ha di fronte. Ma in questo momento l'utente non sta interagendo col sistema, sta interagendo personalmente con il commesso il quale usa il sistema. Quindi l'attore principale di questo caso d'uso è il commesso del negozio. Quindi l'intenzione del caso d'uso e tutto il testo del caso d'uso va sempre scritto dal punto di vista del commesso. Poi noi ci immedesimiamo nell'utente che entra dentro e vuole la merce. Ma l'utente in realtà interagisce col commesso e con le cassette e col portafoglio, non col sistema informativo. Quindi è esterno al nostro caso d'uso, in certo senso. È un contesto. Rispetto all'attore principale che è il commesso, l'utente è il contesto. Quindi l'intenzione che questo caso d'uso sviluppa è che il commesso, a fronte di un utente presente in negozio e che ha piazzato un ordine nella settimana corrente, deve identificare la merce ordinata, consegnarla ed incassare il corrispettivo. Questo è ciò che vogliamo fargli fare. Di fronte a un utente dico, ok, a te devo dare questo, tieni, fa tot.
sistema informativo mi gestisce questo caso d'uso. L'intenzione dell'utente, dell'attore primario, non è vuole cliccare su conferma, vuole ricercare l'ordine. Quelle sono le azioni che compie, sono lo scenario. L'intenzione è quello di consegnare la merce e incassare i soldi. Lo scenario si sviluppa in una certa serie di azioni il cui effetto complessivo è questo. Quindi, scenario principale qual è? È quello attraverso cui, allora, innanzitutto ho il commesso che ha di fronte una persona. Prima di tutto devo identificare, forse la persona, ma quello che mi interessa è identificare l'ordine che questa persona è venuto a ritirare. Quindi il primo passo di interazione col sistema è che il commesso inserisce i dati identificativi dell'ordine, che possono essere due punti, e qui facciamo l'elenco delle varie possibilità: il codice dell'ordine, nome utente, cioè username del cliente, oppure cognome e nome dell'utente, che possono essere diversi dal username, dal login, no? Quindi ho una serie di, mi sto immaginando un forum di ricerca in cui ci sono questi campi. Inserisco quelli che ho, quelli che l'utente mi dà. Se va bene, mi dà già direttamente il codice dell'ordine. Se no, mi darà il nome, se no, mi darà il suo username. È ovvio che qua davanti a questo passo 1 c'è un passo precedente in cui il commesso chiede all'utente queste informazioni. Ma questa non fa parte dell'interazione, non fa parte del nostro caso d'uso, perché non interagisce col sistema. Quindi, se vogliamo, davanti, proprio come nota, il commesso chiede all'utente di identificarsi. Ma questo l'ho messo come una nota, un commento, no? Non fa parte dei passaggi, non lo dobbiamo implementare questo. A questo punto il sistema fornisce l'elenco degli ordini che rispettano i criteri di selezione forniti al punto 1. Cioè, ti ho dato quel codice, mi farà vedere l'ordine con quel codice. Ti ho dato un cognome, mi farà vedere tutti gli ordini di tutte le persone che hanno quel cognome lì. Il cognome non è un'informazione univoca, quindi potrebbe essere più di uno. Se ti do lo username, di ordine ci sarà uno solo, perché non è pensabile che la stessa persona faccia più ordini diversi nella stessa settimana. Al limite modifica l'ordine esistente. Giusto? A questo punto mettiamo un'altra nota. Il commesso si accerta della corretta identità del cliente rispetto all'ordine che intende ritirare. Però questo, no, la discussione che facciamo prima dell'intervallo, non stiamo automatizzando. Dipende dal commesso. Ti conosco da 20 anni, va bene, so che sei tu. Oppure non ti conosco, favorisco un documento se non le spiace, se non ha il numero dell'ordine. Però
è al di fuori del caso d'uso, no? Fa parte dell'interazione dell'attore col suo contesto, non sicuramente col sistema. A questo punto, cosa succede? Che allora, qui eravamo sull'elenco degli ordini che rispettano i criteri. Quindi probabilmente non c'è tutto il dettaglio degli ordini, c'è un elenco di ordini con alcune informazioni essenziali. Quindi dovrò entrare nell'ordine per vedere nei dettagli, nel caso in cui ce ne sia più di uno. Quindi a questo punto, 3, il commesso seleziona uno degli ordini visualizzati. E quindi vede tutto il dettaglio, potendo vedere il dettaglio sarà un elenco di prodotti, elenco dei prodotti, relative quantità e prezzo, a questo punto, avendo questo elenco, lo metto di nuovo come annotazione, il commesso consegna la merce al cliente, il quale la paga. Questo avviene a parte, quando ho finito di pagare, il commesso conferma l'avvenuta evasione dell'ordine, clicca su un bottoncino conferma e tutto finisce lì. Poi, una cosa che mi viene in mente a un certo punto potrebbe essere, visto che qua ho l'elenco dell'ordine, ha senso che io ti dia, che ne so, un foglio stampato con l'elenco, con la distinta delle cose? Probabilmente no, perché tu te lo sei già visto, l'hai già fatto tu l'ordine, te la puoi guardare da solo. No? Sullo scontrino andrà a finire il totale, punto e basta, sullo scontrino di vendita. No? L'elenco dettagliato ce l'hai già tu, te lo puoi guardare in ogni momento. Ok? Quindi sono questi quattro passaggi. Alternative. Quindi questo è lo scenario principale. Di alternative, ma io al momento ne vedo due. Una è il fatto in cui l'utente mi fornisca già, cioè, perdono, il commesso mi dia già, inserisca già il codice dell'ordine. Allora, in questo caso, il punto 2 non serve. Perché se ho già il codice dell'ordine giusto, posso saltare un elenco che contenga un ordine solo, in cui semplicemente devo cliccarci dentro. Posso andare direttamente al punto 3. Quindi, diciamo il punto 2b, l'alternativa al punto 2, nel caso in cui sia già noto, sia disponibile il codice ordine, il passo 2 viene saltato e si passa direttamente al passo 3. Ok, quindi quando arrivo al passo 2 mi devo chiedere, io ho già il codice dell'ordine? Se sì, vado al passo 3, non faccio altro. Se no, devo generare quella videata con l'elenco. Perché le informazioni che ho a disposizione potenzialmente potrebbero corrispondere a più di un ordine. E quindi questa è una prima variante.
L'altra variante è quella, come sempre, quando ho un elenco, un filtro, un elenco di ricerca, raffinare e modificare queste informazioni, perché magari ho scritto male il cognome. E quindi questo è una variante del punto 3, cioè quando ho l'elenco, anziché scegliere un ordine tra quelli esistenti, modifico i criteri di ricerca perché li ho scritti male. Quindi ho un punto, 3B, il commesso, può modificare i criteri di ricerca e ripetere il punto 2. E torna su, rifai vedere di nuovo. Poi c'è ancora un'altra, e queste sono, se vogliamo, delle funzionalità in più. Poi c'è una condizione anomala, una condizione d'errore, che di nuovo è l'alternativa rispetto al punto 2, è cosa succede se i parametri di ricerca non danno nulla. Quindi a questo punto mettiamolo come 2C, nel caso in cui i parametri di ricerca non corrispondano ad alcun ordine, ritorna al punto 1. Cioè, fammelo inserire di nuovo. Vabbè, segnala l'errore e ritorna al punto 1. Il sistema soggetto. Ok? Queste sono le varianti rispetto ai quattro punti principali. Adesso, sappiamo tradurre questo in un diagramma delle sequenze? Beh, abbastanza lineare. Proviamo a mettere il foglio in verticale, visto che forse non è troppo complesso, diciamo farlo così. Diagramma delle sequenze tra il commesso e sistema. Allora, abbiamo le nostre belle due linee di vita. Tutto parte sempre dal commesso. Il commesso inserisce i dati identificativi dell'ordine. Li inserisce dove? Dovrà avere una videata in cui lui può inserire questi campi. Quindi come prima cosa l'utente deve richiedere questa videata. Allora, la prima cosa è il commesso chiede al sistema di scegliere la funzione di vendita. Il sistema risponde fornendo un form di ricerca dei dati dell'ordine.
Clicco su, ah, è arrivato un utente, vendita, lui mi dà il form con la ricerca dei dati dell'ordine. L'utente, il commesso, no? Inserisce i dati, dopodiché invia al sistema i dati relativi all'ordine, quelli di cui dicevamo prima, quindi il codice dell'ordine, oppure l'ID dell'utente, oppure nome e cognome dell'utente. A questo punto possono succedere le cose diverse. No? Questo qui siamo al passo 1. Il commesso inserisce i dati identificativi dell'ordine che possono essere e li conferma. Quindi questo qua è il punto 1 del nostro caso d'uso. Questo invio qua è l'inserimento dei dati. Quello prima era solamente un'operazione preliminare, l'avremmo potuto anche indicare nel caso d'uso forse. Con 0 l'utente entra nella funzione di pagamento. A questo punto c'è il punto 2, ma il 2 in realtà ne abbiamo tre tipi di punto 2. C'è il sistema fornisce l'elenco degli ordini, che è il caso normale. Poi c'è la variante 2C, cioè non ci sono ordini da mostrare. Oppure c'è la variante 2B, l'ordine da mostrare sarebbe uno solo e quindi salta al passo successivo. Ok, quindi abbiamo tre varianti. La prima variante, diciamo, sono alternative, che dipendono da che cosa? Dipendono dal numero di ordini corrispondenti alla ricerca. Se sono 0, se ce n'è uno, se ce n'è più di uno. Giusto? Allora, qui costruiamo delle scatole alternative. Scatole alternative che possono essere, diciamo che a questo punto il sistema cerca gli ordini e se il numero ordini è uguale a 0, che cosa fa? Se il numero di ordini è uguale a 0, quindi dopo che ho cercato gli ordini, prima devo ricevere i dati e cominciare a fare la ricerca degli ordini. A questo punto ho l'informazione su quanti ordini ci sono. Se sono 0, restituisco una pagina di errore e ti rimando qua. Quindi restituisco una pagina di errore e poi torna su. Purtroppo sul diagramma delle sequenze non c'è il go to che si possa saltare, quindi mettiamolo come nota, torna al passo 1. Poi, seconda possibilità, numero di ordini uguale 1. Numero di ordini uguale 1 in realtà non devo fare nulla, perché mi ha detto passiamo direttamente al passo 3. Allora vediamo, per differenza, il numero di ordini maggiore di 1. Ma qui stiamo definendo due scatole alternative, o capita questo o capita quest'altra. Se invece il numero di ordini fosse uguale a 1, non facciamo nulla, perché questo passo 2 si salta. Il numero di ordini uguale a 1, scusate, maggiore di 1, devo generare l'elenco degli ordini. Quindi il server a questo punto deve generare una vista diversa che mi genera l'elenco degli ordini, che è finalmente il punto 2
mentre invece quello della pagina d'errore era il punto 2C. A questo punto proseguo il caso normale. Il caso normale mi dice, ha fatto questo, il commesso seleziona uno degli ordini visualizzati, eccetera, eccetera. Quindi il commesso a questo punto è sull'elenco degli ordini, interagisce con l'utente, capisce qual è, capisce chi è, e poi seleziona un ordine. Seleziona un ordine. La risposta a selezione un ordine è il dettaglio dell'ordine. Ma a questo punto qua si chiude la mia if, perché il dettaglio dell'ordine lo devo dare anche nell'altro caso, nel caso 2b, che in realtà non corrisponde a nessuna funzionalità, in cui ho i dettagli dell'ordine. Che è il punto 3. Quindi cosa succede? Che se io inserisco già il codice dell'ordine, torniamo su in alto, i dati dell'ordine contengono il codice. Cerca tra gli ordini, ne trova uno solo. Se ne trova uno solo, il numero di ordini è uguale a 0? No. Non lo faccio questo. Il numero di ordine è uguale a 1? No, non faccio questo. Direttamente do i dettagli dell'ordine. Quindi in questo caso ai dati dell'ordine si risponde già direttamente con i dettagli. Se ce ne fosse uno solo. Se ce n'è più di uno, dai dati dell'ordine rispondo con l'elenco. Okay. Poi mi manca ancora una cosa che avevamo indicato, che diceva, sì, però il commesso in ogni momento può modificare i dati della ricerca, i criteri della ricerca. In realtà questo ha senso sull'elenco degli ordini. Cioè questo blocco qui, da qui a qui si può ripetere. Nel senso che quando io sono arrivato all'elenco degli ordini, mi accorgo che non c'è quello giusto, modifico i criteri di ricerca, rifaccio cerca e mi rigenererà un elenco nuovo. Quindi se vogliamo, tutta questa parte qui che va dall'inserimento dei dati all'elenco degli ordini si può ripetere. Fatta un colore diverso in rosso, perché poi si interseca con gli altri. Questo ovviamente non è strutturato, perché è una sequenza temporale, non è un andamento logico. Però vuol dire che io inserisco i dati dell'ordine, ottengo un elenco degli ordini, posso decidere di tornare su, a modificare i dati e rifare di nuovo questo. Oppure, quindi quando arrivo qua di fronte all'elenco degli ordini, l'utente ha una scelta. La scelta è se tornare su a modificare i dati, e quindi modificare la ricerca, oppure selezionare uno degli ordini. Una volta che l'ho selezionato non torna più indietro, oramai ce l'ha. Quindi dal punto 1, inserimento dati, fino all'elenco ordini, tutta questa parte qua si può ripetere più volte. Che è il raffinamento della ricerca. Poi, scusate, c'è ancora l'ultimo passaggio, c'è tutta la parte di cassette, soldi, scontrini, eccetera, che qua non vediamo, e alla fine l'utente ciò che farà sarà quello di confermare. La consegna. Al che il sistema, boh, cosa risponde? Qualcuno deve rispondere, diciamo ok, torna all'home page, della conferma, quello che volete. Non fa più nulla di... A questo punto è finito il lavoro, no?
Questo è il punto 4. Okay. A questo punto, se dobbiamo progettare le classi secondo il nostro schema controller modello vista, quanti controller ci servono? Partiamo da lì, perché poi il resto viene di conseguenza. Vabbè, ce ne serve uno cretino per darci il form iniziale, che è un do view form vendita. Poi ce ne serve uno, invece questo è un po' tosto, che elabora i dati dell'ordine, perché questo è quello che deve implementare tutte queste alternative. Riceve i dati dell'ordine, fa fare la ricerca al database, a seconda del risultato della ricerca fa il forward verso una vista diversa, che può essere la vista di errore, che può essere la vista dell'elenco, che può essere direttamente invece un redirect verso la selezione dell'ordine. Questo è quello l'unico un po' complicato. Perché poi c'è un altro molto stupido che a fronte di un numero d'ordine mi fa vedere i dettagli e mi piazza in fondo un bottone, nella vista piazzerà in fondo un bottone con scritto conferma, e poi c'è un altro più stupido ancora che risponde al bottone di conferma. Quindi qui abbiamo quattro controller, di questi quattro, due sono idioti, no? Uno mi dà semplicemente un form e l'altro non mi dà nulla, semplicemente passa al DAO l'informazione e conferma quest'ordine. Uno è, insomma, più o meno, deve generare un dettaglio di un ordine, e uno invece è complesso, perché in realtà lui può fare... può smistare tra tre viste diverse, che sono le tre alternative del punto 2. Poi questo discorso del loop in realtà è gestito tranquillamente direttamente a livello della vista, perché la vista che genera l'elenco includerà in alto lo stesso, una copia, no? La fotocopia del form di ricerca rigenerato con i dati presenti, e quindi il fatto stesso che ci sia quel form fa sì che sia richiamabile di nuovo il controller dalla pagina stessa. Però questo il controller non è tenuto a saperlo. L'unica cosa che deve fare il controller è far arrivare alla vista quei dati in modo da poter rigenerare il form, ma già gli arrivano. Ok? Quindi il grosso del lavoro è sarà progettare questo controller qui e farlo interagire col database e ragionare sui dati che si scambiano. Non mi imbarcherei a cercare di fare tutto in 4 minuti, perché così almeno riusciamo a finirlo bene, quindi magari approfitterei domani, spendiamo il primo quarto d'ora a fare questo diagramma delle classi e poi, come ho detto, facciamo un po' di esercizi sulla parte di teoria.